Allora, sì, bella raga, poi Dino, parliamo adesso dell'ultimo album dei Bring the Horizon, Post Human Next Gen. Well, cioè, lo stavo riascoltando un po' adesso, però ho capito perché mi è piaciuto l'album. Quasi 50 minuti di album, 16 tracce, ed è stato un po' strano perché è un sequel, questo qua. Sì, quelli di Post Human Survival Horror, che era l'album che hanno fatto uscire in periodo Covid. Che io me lo ricordo, era il mio primo anno di università quando è uscito questo album, quindi ho un buon ricordo, mettiamola così. Qual è il problema di questo album? Che esce proprio dopo Survival Horror. Survival Horror è stato un bell'album. Cioè, lo ascolto tuttora, è molto piacevole. Tra quelle tracce proprio metalcore fatte bene e quelle un po' meno belle. Quest'album invece è il contrario. C'ha tante tracce che sono molto commerciali. Per il genere sono molto commerciali. Tipo Strangers e Lost, cioè, se io non li trovassi in radio non direi nulla. Cioè, che non so se sono bene o male. E poi altre tracce molto più cattive come Amen e Kool-Aid, che sono belle strong, mettiamola così. Poi adesso c'ho sotto il come dire, la tracklist altre tracce che poi sono anche quelle che poi paradossalmente sono anche quelle che hanno più, cioè quelle che hanno molto più cose, mi si chiama più stream, cioè anche Dark Side, che poi era dei singoli, quelli che hanno molto più stream, sono molto particolari. Cioè, molto particolari, molto, cioè, commerciali, anche Die For You e così via. Mi sono piaciute le host, mi sono piaciute le host, oppure Moskit, chiamiamoli come ci pare. Pussy, diciamo che forse è la migliore perché proprio è quella traccia bella, perché è una traccia bella, cioè, di elettronica pura. Infatti non mi è dispiaciuto, ogni tanto me l'ascolto. Volentieri. E poi vabbè, io quest'album l'ho ascoltato subito quando è uscito perché mi era proprio piaciuto come album, però sì, diciamo che molte tracce non le evito, ma proprio perché sono molto commerciali, cioè proprio da quasi fastidio, perché è una band che mi ha tirato fuori Dancing Spirits e Sempiternal, lo stesso Survivor Horror, che è stato un album molto bello. E poi cos'altro che mi aveva molto colpito, mi sono andato qua la playlist, la loro roba, e vabbè anche Amo, che è stato un album che tutti hanno odiato tranne me evidentemente, e così via. Sono stati album molto, cioè, va bene che da tanto. Cosa posso dire di questo album? Che io sì, come voto gli do, facciamo un 7,5. Non è, cioè, non so se metto in top, nel top di quest'anno, ma diciamo sì, no, nella top lo mettiamo perché è fatto bene, cioè non gli puoi dire nulla. È fatto bene, certe tracce non mi piacciono, certe tracce, purtroppo è così, cioè, non tutto mi può piacere, però sì. Io consiglio vivamente l'ascolto di questo album. E basta. Quindi sì, io vi saluto, ci vediamo al prossimo video.